per esaminare la voce distanziamento fisico, un grande attore, Claudio Gioè, al quinto master di scrittura della Strada degli Scrittori di Treccani Cultura. Distanziamento fisico che ha pesato moltissimo nel vostro mondo, nel mondo dello spettacolo. Eh sì, praticamente lo ha azzerato, perché per noi stare insieme in comunità, in collettività, un pubblico che sta gomito a gomito a seguire una tragedia, una commedia, uno spettacolo in generale, è il senso del nostro lavoro. C'è una crescita collettiva che in quest'anno e mezzo purtroppo è stata del tutto interrotta, quindi bisogna quanto prima recuperare i nostri spazi di collettività, di convivenza civile, senza paura dell'altro, anzi con la curiosità e la voglia di riabbracciarci tutti insieme. Lo streaming può essere considerato un'alternativa allo spettacolo in presenza? Ma un'alternativa un po' timida, secondo me, un'alternativa un po' scipita, diciamo, perché purtroppo può restituire sì la mappatura di uno spettacolo teatrale, ma non l'emozione della presenza e dell'anima pulsante di uno spettacolo. E che emozione ha avuto Claudio Gioè nel rapporto con la platea del San Lorenzo ad Agrigento, con questi ragazzi che hanno seguito con molta attenzione la lezione sul distanziamento fisico? Beh, è stato molto bello, perché intanto abbiamo azzerato un po' di distanziamento fisico, pur nelle regole anti-Covid, ma insomma tornare a parlare ad una platea piena, curiosa e vogliosa di fare domande, è stato il più bel regalo che mi potevi fare. Claudio Gioè è molto vicino anche alle tappe della Strada degli Scrittori. Sì, io vabbè, da Palermo mi viene a due passi, ma insomma è una strada straordinaria, è un bellissimo lavoro che state facendo da tanti anni e finalmente insomma una centralità della letteratura siciliana che si scopre e si attraversa proprio in questi territori, per cui è un viaggio non solo nella letteratura ma anche in tutta la cultura siciliana.